Matteo! Sai che cosa sta per succedere? Cosa sta per succedere? Che cosa sta per succedere, Matteo? Dobbiamo girare. Quando? Tra due... Quando te l'ho chiesto, tu stai per partecipare a un nuovo episodio di Tutorial all'improvviso. Ma io c'ho da fare. E invece adesso c'è da fare un tutorial all'improvviso. Andiamo di lì, per favore, a girare quelle cose importanti, invece. Bravo, bravo. La vedi? Ma c'è Giovanni che sta... Questa stanza... Sto lavorando. Ma cosa stai lavorando? Sto lavorando. Posso dire che c'è una nebbia diffusa in tutta la stanza? Non si riesce a vedere niente. La vedi questa stanza? È orribile. È un po' incasinata. No, dico la fotografia di questa stanza. Adesso tu me la fai bella. Ma che ci devi girare? Cioè, da che qua... si vedrà nell'inquadratura? Una persona... qui, non sì, io. Che fa le sue cose. No, perché tu devi andare a lavorare? Ma lui stava lavorando qua. Può farlo anche. Sì, vabbè. Come persona lui va bene. Lui è Michele. E allora? Lui è Michele, Michele Matteo. Ciao, piacere. Ciao, Michele. Come... Michele è qui e tu lo devi rendere bello. Ma lui guarda in macchina. Ok, quindi questa è l'inquadratura. Sì. Se dovevo fare tutto io, lo facevo io il tutorial. Una volta definita l'inquadratura, è il momento di decidere che tipo di luci utilizzeremo. Belle. E allora le andiamo a prendere, no, nella stanza. Non puoi andare a prendere luci nella stanza, perché per fare la fotografia hai 50 euro. Wow, grazie. No, sono i soldi che devi usare in totale per fare la fotografia della stanza. Cioè il budget dell'attrezzatura è 50 euro. Esatto. Grazie. Accetto la sfida, Mauro Zingarelli. Useremo come luci, per stare sotto i 50 euro, ciò che già abbiamo. Ah, sì. Queste fonti di luce diegetiche. Lampada da scrivania Remelpert. Ho 7 euro. Okay, poi okay. Useremo Smervelbert. Che è lampada di carta. Stai inventando? No, no. Ah, è fredda, non lo sapevo. È il bello del low budget. Fosse calda come quella là dietro. Invece no, perché abbiamo 50 euro. Dobbiamo stare nei. E perché questa costa molto di più. E questa in realtà è pulita. Octorapt lampada di carta. Quanto costa? 1000 euro. Questa è fatta di carta di credito. E neanche questa sopra possiamo usare. No, già bellissima. Non serve che io faccia niente. Forse è un po' buia. Manca la luce principale. Per fare questo utilizzeremo una barra LED dal costo di 13 euro più costo del cavo, che credo sia 3 euro, più la presa, che sia un altro euro e 50. Beh, sta allargando. Siamo sotto i 50 euro. Ecco qua. Sta monnezza è una svolta. È LED. Molto resistente, più resistente del neon. Distribuisce la luce su un'area molto ampia, quindi ci permette di avere una luce incredibilmente morbida. Accendiamola e vediamo che succede. Ammazza. Guarda com'è morbida. È bellissima. Io sono innamorato di te. Adesso il nostro scopo quindi è metterla in una posizione giusta per illuminare la faccia del nostro soggetto. E qual è l'inclinazione esatta? La troviamo in corsa vivendo. Per non uscire dal budget noi non abbiamo i soldi per uno stativo. Ah, quindi? Quindi il bello che questa luce a LED così economica pesi così poco è che possiamo appenderla alle cose. Per esempio un appendiabiti. Ma... adesso ti biascica improvvisamente. Ora tu fai così e speri che vada tutto bene. Useremo del fil di ferro. Quello che spesso potete vedere sui set sono delle strutture di metallo che si chiamano spadini con le ruzzole, che permettono di elevare le luci fino alla posizione desiderata sopra il soggetto. Ovviamente il più economico sul mercato, trovate il link in descrizione, è fatto dalla Newer ed è uno stand con questo braccetto che possiamo orientare e regolare. In questo caso non possiamo usarlo, quindi dobbiamo rifare la stessa cosa col fil di ferro, che è più economico. Per quale motivo è così importante mettere la luce in quella posizione? Perché il volto umano tende a essere più gradevole alla vista se abbiamo la luce un po' sopra la linea degli occhi, perché se ce l'abbiamo esattamente frontale rispetto alla linea degli occhi è quell'effetto un po' Barbara d'Urso, perdi tutte le ombre. Se ce l'abbiamo dal basso è un po' quell'effetto luce demoniaca del... In natura non c'è la luce dal basso, in natura la luce arriva solo dall'alto. Dobbiamo anche stare attenti a non metterla proprio, esatto, dall'alto. Che se la mettiamo troppo dall'alto, cioè senza far cadere la luce sulla parte frontale del viso, creiamo delle ombre. La situazione ideale è una luce a 45 gradi, leggermente laterale rispetto alla macchina da presa, un po' sopra la linea degli occhi. Ah, il rumore più forte della Slim Dogs è questo. Ti giuro, ogni volta mi si stucca un orecchio. Dov'è il fil di ferro? Trovato. Pinze. Possiamo provare a creare... Noi dobbiamo evitare la luce proprio spaccata in faccia. Voi spostate la vostra luce leggermente di lato, così con la macchina da presa stiamo inquadrando una parte di viso che non è illuminata e abbiamo le ombre che ci danno la tridimensionalità del viso. La mia luce deve stare così. Come c***o la fisso? Nuova forma. Come c***o l'hanno fissata? Sì, sì, sta facendo da asola. Che uomo.
Che maschio antico. Questo tipo di luce ovviamente non è nato per illuminare visi, soggetti e set. Quindi la cosa che ci manca sono le bandierine per regolare la quantità di luce che se ne va in giro. Un metodo semplice è ruotare la barra della luce. Potete ben vedere sullo sfondo, io scelgo quanta luce mandare dietro. Con questa adesso andiamo a creare del controluce. Passo a illuminarvi un po' il volto. Ah, eh? Come stiamo disegnando questa silhouette di questo bellissimo sei ragazzo. Sei un disegnatore? Che silhouette? È tutto molto molto bello. Sì, fai... ma abbiamo un problema a questo punto. Col fatto che c'è solo una luce principale, no? E un controluce. Questo lato del suo volto, bellissimo, però è scuro. Ma fa Breaking Bad, c'è capito? Del dramma. Troppo dramma. Vuoi cucinare della metanfetamina? A 7€. Perfetto. Questo poi è un'altra questione. Quindi ora il suggerimento è: quella luce che prima ci ha fatto schifo che era fredda, visto che è anche martoriata, la mettiamo fuori campo sul tavolo e farà una luce fredda diffusa che arriva da questo lato della sua faccia e lo schiarisce. Wow, ma tu sei un artista! Ma è necessaria tutta questa violenza? L'hanno insegnato così sui set. Per rendere fredda la luce bisogna trattarla male. Leggero, ma giusto. Abbiamo un problema, questa luce non è giustificata, cioè perché gli arriva della luce fredda da qua? Allora a questo punto, carissimo Michele, prova a cercare delle cose fredde. Foto del tuo cuore. Ghiaccio. Montagna. Ghiaccio. Ghiacciolo. È ovvio che non ha senso avere del ghiaccio sullo schermo, è un esempio. Questa che stai per vedere, Matteo, è l'inquadratura finita. Mi sembra un ottimo risultato, mi fai vedere però com'era in precedenza? Come no? Questa è la prima. La monnezza. La monnezza. Adesso invece. Ma l'hai appena visto. L'ho rotto. Pazzesca. È ovvio che non è il setup luci che vorrei nello studio della mia vita. Però sono meno dei 50 euro ed è una cosa accettabile. Sì, però devi stare calmo perché adesso quindi potete uscire da qui, tornare di là, così io mi giro il mio format, quello segreto. Ciao, non è vero. Se volete imparare a fare delle cose belle come queste, potete venire ai nostri workshop. Trovate tutte le informazioni in descrizione. C'è anche un link tramite il quale potete parlare con Benedetta. Vi dice tutto quello che dovete sapere e state tranquilli. Adesso però voi ve ne dovete andare da qui, perché io ho delle cose da fare. Via, via, fuori. Dai, ciao.